Benvenuti a 7 giorni in 70 secondi, dove vi raccontiamo in pillole gli avvenimenti più importanti della settimana. Vaccini anti-Covid-19. Da giovedì 6 maggio i cittadini con codice di esenzione 013 potranno aderire alla campagna di immunizzazione. Sarà possibile farlo tramite il sito delle adesioni vaccinocovid.sardegnasalute.it. Il presidente della regione Christian Solinas. Un ulteriore passo in avanti nella campagna di vaccinazione con l'obiettivo di imprimere un'accelerazione per le categorie più deboli. Domani 8 maggio si celebra l'International Thalassemia Day, giornata dedicata alla talassemia, patologia rara che colpisce soprattutto le popolazioni dell'area mediterranea. In Italia le regioni più colpite sono la Sicilia, il Delta Padano e la Sardegna, che è la regione con la più alta incidenza di portatori sani di beta talassemia, la cui frequenza media è di circa l'11%. Il numero di malati in Italia è di 5-6.000 ed in Sardegna circa 1.000. In conclusione parliamo di mieloma. È stata chiesta a EMA l'autorizzazione per una nuova terapia CAR-T. L'azienda farmaceutica Janssen ha annunciato di aver presentato all'EMA la richiesta di autorizzazione all'immissione in commercio della terapia sperimentale CAR-T, un trattamento altamente personalizzato in cui le cellule T del paziente vengono riprogrammate per riconoscere e attaccare le cellule tumorali. Come di consueto vi ricordiamo che potete seguirci su tutti i nostri canali social, su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. Potete leggere le nostre news sul canale Telegram AO Cagliari e per chiedere informazioni potete inviarci un messaggio su WhatsApp al numero 338-7194-434. Buon fine settimana a tutti, noi ci diamo appuntamento a venerdì prossimo.